Il progetto è nato semplicemente da un'idea che andava a riprendere una tradizione che c'è qui in Venaus. Vengono prodotti dalla popolazione lungo la strada dei presepi in varie forme. L'altro elemento interessante è l'obiettivo di questa collaborazione, quello di trovare nuovi stimoli nella ricerca artistica contemporanea, ma anche nel capitale, diciamo, di conoscenze tecniche che dei giovani artisti, che sono tutti studenti o ex studenti dell'Accademia Albertina di Torino, portano con sé per quanto riguarda la pratica della scultura, della pittura, della elaborazione e costruzione di oggetti. Questo va per te, non ha quel tipo di perché magari poi lo bisogna andare altri. Sì, bisogna vedere. Una testa sempre su. Vai. I giovani artisti che hanno portato la loro conoscenza e la loro pratica artistica contemporanea in dialogo con gli abitanti di Venaus hanno deciso essi stessi di elaborare un progetto legato al tema del presepe e hanno individuato un altro luogo che fa parte integrante della storia e del paesaggio non solo geografico ma direi anche economico e sociale di Venaus, le centrali idroelettriche. Su questi filamenti tirati che partono proprio dalla centrale stessa hanno trascritto la frase che fu la prima a essere trasmessa negli Stati Uniti il 24 maggio del 1844 attraverso la via telegrafica, una frase biblica che recita: che cosa ha fatto Dio? Quindi una sorta di interrogazione sul senso e sul significato anche di una possibile presenza di riferimento spirituale contemporaneo che non si contrappone ma invece, diciamo, si allea problematicamente con la tecnologia. Tutto questo per arrivare a rendere ancora più efficace la realizzazione dei presepi che nuclei familiari, gruppi di cittadini, la comunità intera, quindi di Venaus in tutte le sue articolazioni, ogni anno inaugura per l'8 dicembre, trasformando Venaus in una sorta di cornice a scala 1:1 di una scena del presepe che si ripete nelle borgate, negli antichi lavatoi, fra interno ed esterno delle abitazioni di questo luogo collocato lungo le pendici della Valle di Susa.